Quindi vediamo adesso alcune cose su come si usa Tomcat, d'accordo? Allora, vi dicevo che ci sono diverse opzioni di Tomcat, di cui noi ne vedremo veramente una piccolissima percentuale. La cosa più importante è questa. Se qui andate nella cartella di Tomcat, ok? Quindi qua vado in, ad esempio, suppongo di usare questo, quindi computer C, programmi Apache Tomcat, ok, qui ci sono tutte le cartelle di Tomcat, ce n'è una che è quella dove lavoreremo noi, che è la cartella che si chiama Web Apps. Ok. Web Apps è la cartella che contiene fondamentalmente i siti web, ok? Web Apps sta per Web Application e contiene i siti web che questo server mette a disposizione, ok? Quindi in particolare, ad esempio, proviamo a fare una cartella, nuovo cartella, la chiamo prova 1, e dentro la cartella faccio un file vabbè. Creiamo un file HTML dentro questa cartella, ok? Facciamolo per adesso molto semplice. Quindi HTML, HTML, body, chiusura di body, ciao. Ok, questo file qui lo salvo come index. .html e lo copio dentro alla cartella prova 1. Ok? Cioè, ho fatto un file HTML con una struttura, adesso ve l'allargo, scritto proprio così, HTML body, ciao, body HTML, ok? E l'ho copiato dentro una cartella prova 1 dentro la cartella web apps. Ok? Cioè, quindi in pratica dentro le cartelle di Tomcat, okay, c'è una cartella che si chiama web apps. Dentro la quale abbiamo fatto una cartella che abbiamo chiamato prova 1, dentro la quale abbiamo messo il file index.html. Voglio solo vedere se. Per adesso facciamola così. Okay. A questo punto, se voi fate così, se l'avete acceso Tomcat, spegnetelo e riaccendetelo. Okay. Dopodiché andate sul browser e mettete localhost 8080 barra prova 1. Quello che succede è che compare ciao naturalmente, che vedete è uguale in un certo senso a quello che abbiamo fatto ieri come risultato finale, ma il modo con cui l'abbiamo ottenuto è molto diverso, d'accordo? Ieri dal browser aprivamo direttamente un file sul file system, invece in questo caso il browser ha mandato questa richiesta a Tomcat. Tomcat, come dicevamo,
ha preso il file, dopo ne parliamo un altro po', ha preso il file index.html, l'ha mandato indietro al browser che l'ha visualizzato. Ok? E qui vedete in particolare Tomcat assegna alla cartella web apps, okay, la cartella radice dei file gestiti dal web server. Quindi in questo caso io, scrivendo prova 1, voglio dire da web apps entra in prova 1. E poi ci potrei anche scrivere barra index.html, ma siccome index è il nome di default, posso anche metterlo, che automaticamente lui sa che si sta parlando di index.html. Se il file avessimo chiamato marco.html andava bene, però a quel punto non potevo lasciarlo non detto, ma dovevo metterci prova 1 barra marco.html. Okay. E qua qual è la grossa differenza rispetto a quello che abbiamo visto ieri? Che ieri avevamo un file soltanto nel nostro file system e col browser lo aprivamo. Con questa configurazione qui, problemi di firewall a parte, se adesso qualcuno in Cina scrivesse quella cosa lì, scrivesse quell'indirizzo IP che c'era prima, 2.80 barra prova 1, vedrebbe questo ciao. Quindi abbiamo veramente messo in piedi un web server come tutti gli altri che sono nella rete, d'accordo? Qui se volete fare la prova, non so veramente se ci sono dei problemi di firewall, ma se potete provare tra di voi, ok? Se uno guarda qual è il proprio indirizzo IP, lo dice al suo collega e il suo collega può provare ad accedere al server web in questo. Okay. Secondo me sicuramente tra i computer fissi dovrebbe funzionare, non so se tra i computer in wireless va. Quindi da adesso in poi cominceremo, quando facciamo la parte di web, a lavorare direttamente dentro queste cartelle qui, in modo che veramente sia un'applicazione web, d'accordo? Quindi, giusto per fare un minimo di ripasso di rispetto a quello che abbiamo visto ieri, proviamo adesso a creare un foglio di stile CSS che metta quella scritta ciao lì in rosso, ok? Giusto per fare un minimo di ripasso sulla sintassi, e dopo andremo avanti di nuovo con delle cose più avanzate di CSS e HTML, ok? Quindi per farlo è tutto simile a quello che abbiamo fatto ieri. Dovrò creare un nuovo file, adesso dovrò creare un nuovo file che lo salvo direttamente in C programmi dentro la cartella prova 1 e lo chiamo ad esempio style.css.
avevo un po' di problemi con i diritti, quindi ok. Style CSS, allora abbiamo detto che i passi da fare sono due per associare uno stile all'HTML. Allora, andiamo in HTML. Il primo passo, ok, è quello di, ad esempio, posso incorniciare l'elemento P, l'elemento, la scritta ciao, con un elemento P, ok, di paragrafo. E poi avevamo detto, a questo punto, nel foglio di stile metteremo che i paragrafi li voglio rappresentare in rosso, e però dall'HTML dobbiamo collegarci al foglio di stile CSS che abbiamo fatto, d'accordo? Quindi, facciamolo per passi. Allora, qui intanto abbiamo messo la parola ciao dentro a dei tag di paragrafo per farne un paragrafo. Nel CSS dovrò dire che i paragrafi vanno fatti del colore rosso, ok? La sintassi era, avevamo detto, c'erano questo qui che era il selettore, cioè specificavamo a quali tag vanno applicate le informazioni stilistiche contenute tale graffe, quindi ai tag P applichiamo queste informazioni stilistiche, cioè mettiamo colore rosso e a colore rosso il testo. Salviamo. Adesso la cosa che manca è di collegare questo HTML con questo CSS, okay? E per farlo avevamo visto che occorreva creare una sezione add nel documento HTML, che abbiamo visto una sezione di intestazione, okay? Dove specifichiamo delle informazioni su come analizzare, diciamo così, questo documento HTML, e lo dovevamo collegare con quel link rel collegamento, la relazione tra i due style sheet, era type uguale a text CSS href uguale a style.css. Ok, ho scritto male, anziché style ho scritto style. Ok, quindi abbiamo fatto la nostra pagina, l'abbiamo collegata a un foglio di stile, okay? questo lungo tag qui è un tag link, okay? Dove si dice, è un link, cioè ci colleghiamo a un'altra risorsa. Questa risorsa cosa rappresenta? Style sheet, rel style sheet. Come scritta quella risorsa a cui ci colleghiamo? Guarda, è un testo fatto in CSS e il file si chiama style.css. Okay. Dopo c'è il corpo del documento, cioè quello che è veramente il contenuto, con il nostro P ciao. E dall'altra parte abbiamo il nostro style CSS con il tag di paragrafo. Abbiamo detto che vogliamo applicare ai paragrafi il colore rosso. Okay. Quindi,
ok? Allora, quello che facciamo oggi è questo. Vi faccio vedere due modi diversi. Chiaramente qui passare da qui a ottenere un sito web complicato. Ieri abbiamo visto tanti altri tag, come quello per fare le immagini, tanti altri fogli di stile, come quello per tanti altri elementi del foglio di stile, come ad esempio per spostare, l'ultima cosa che abbiamo visto è stato spostare i margini di una determinata, di un determinato elemento. Abbiamo visto per fare il testo più grosso, più piccolo, diversi tipi di colore, per fare lo sfondo di un determinato colore, così via. Però chiaramente è abbastanza complicato, diciamo, da questi elementi base, ottenere un sito web bello e completo. Oggi quello che vediamo questa mattina sono due modi per fare questa cosa, ok? Per, con questi elementi qua, comunque riuscire a fare un passo avanti e ottenere un qualcosa di carino, d'accordo? Allora, il primo esercizio che e secondo me è il modo migliore per spiegare questa cosa qui è farlo insieme, d'accordo? Facciamo insieme due esercizi in cui cerchiamo di creare un sito web che vi faccio vedere, d'accordo? Allora, il primo esempio che vi faccio vedere è un sito che proprio è una cosa che abbiamo fatto, abbiamo realizzato qua con l'università, è questo sito qua, www.mistertip.it, ok? Il sito è questo. Era un esperimento per fare una sorta di motore di ricerca di luoghi con caratteristiche particolari, ma per adesso a noi non interessa questo, che interessa, cercheremo di rifare questa pagina qua, d'accordo? Con, utilizzando elementi di HTML e di CSS, d'accordo? O comunque una versione leggermente semplificata adesso per fare leggermente più. Di solito per fare questo tipo di, per fare una pagina di questo tipo, cosa si fa? Si va da un grafico e gli si dice: bene, ci fai i disegni, cioè ci fai queste concine qui, ci fai queste concine qui, ci fai tutte queste cose, ok? E quello che il grafico vi dà lo potete trovare nella pagina del corso, ho messo in nella parte degli esercizi, ho messo materiale esercizio CSS di oggi, ok? È un, lo scaricate ed è un file zip, che è questo CSS ESE1, che contiene delle immagini, ok? Il grafico grosso modo vi dà questo. D'accordo, vedete, ci sono le immagini di alcuni elementi, ci sono anche, vedete, l'immagine di testata del sito, c'è l'immagine di il footer, okay, l'immagine di chiusura del sito, okay, e tutti questi elementi qua messi insieme vanno a fare questo sito, d'accordo? Okay. Qui ne ho messo soltanto una piccola parte, okay, delle immagini, non ho messo ad esempio tutti questi bottoni qui, quindi lo faremo leggermente semplificato, ma grosso modo per darvi un'idea, ok? Di una volta che avete le immagini che compongono il sito, come facciamo a metterle insieme in una pagina HTML? Questa è una cosa carina per chi poi si è interessato anche per la tesina e tutto. Un sito di questo tipo, con gli elementi come vedremo, è l'ideale anche per fare un prototipo veloce di un'applicazione per cellulare, ok? Anziché imparare la programmazione Android o iOS per fare delle applicazioni sul cellulare, un modo semplice può essere quello di
realizzare un sito di questo tipo, che è tranquillamente visibile anche sul cellulare. Qui chi ha il cellulare può andare su www.mrt.it e compare un'interfaccia grafica che in un certo senso rappresenta l'interfaccia grafica dell'applicazione. E per realizzare applicazioni web, per realizzare applicazioni sul cellulare, quello di realizzare prima un'applicazione web è un modo comodissimo per fare il prototipo iniziale, d'accordo? Perché è molto più semplice e in molto meno tempo si riesce a realizzare un'applicazione carina, che invece richiederebbe molto tempo se programmata direttamente in Android o iOS. Ok, vediamo come possiamo mettere quegli elementi grafici, disporli in questo modo, d'accordo? Allora, partiamo e cosa facciamo? Allora, innanzitutto la nostra cartella IMG, che è quella che avete scaricato, la mettiamo dentro al nostro prova 1, ok? Allora, adesso dentro la nostra cartella di Tomcat abbiamo copiato la cartella IMG contenente le immagini, d'accordo? Ok, allora iniziamo con, allora teniamo sotto questo sito qua, come diciamo, giusto per partire, ok? La prima cosa che vogliamo mettere nel sito è questa intestazione, d'accordo? Questa prima immagine iniziale, cioè questa, e vogliamo piazzarci questa immagine qui nel nostro sito, d'accordo? Quindi facciamo nella nostra pagina HTML, adesso possiamo togliere quel ciao che l'avevamo messo soltanto così per partire, e ci mettiamo intanto l'immagine, quindi IMG, SRC, abbiamo detto il tag IMG è quello che serve per mettere le immagini, ok? E come sorgente dell'immagine mettiamo il file che si chiama header, header.png. Sì.
Ok. Qui quindi diciamo che l'immagine che vogliamo mettere ha come sorgente il file e mettiamo ad esempio una grandezza di 500 pixel per scalarla un attimo questa immagine. Ok. Il risultato, quando andiamo in localhost prova 1, okay, adesso è questo. Okay. Abbiamo messo il pezzo di sopra, d'accordo? Mettiamoci adesso il pezzo di sotto, ok? Mettiamo il footer, in modo da chiudere la scatolina dell'immagine. Quindi mettiamo qui sotto, ci attacchiamo img src uguale a img footer.png width uguale a 500 pixel. E ci abbiamo messo l'immagine sottostante. Dobbiamo andare a capo, ok? Chiaramente. Okay, così lui me l'ha messa in questa maniera qui. Okay, mettiamoci una capo per adesso. Quindi ci mettiamo un br. Un po' di cose, dobbiamo fare tante cose, d'accordo, però l'idea è questa qui, ok? Abbiamo messo un'immagine sopra, poi abbiamo andato a capo e abbiamo messo l'immagine che ci sta sotto. Allora, il discorso è che ci sono diverse regole, il punto è che dipende dallo schermo, ok? Quindi se, dalla risoluzione, tutto. Quindi, sì, diciamo che si può fare in tante maniere, diciamo, ok? Io qui lo faccio così con dei numeri fissi perché dopo è più semplice fare i calcoli di come vengono posizionati i vari elementi. Certo che il limite di questa cosa qui è che su schermi molto grandi o molto piccoli bisogna testarlo un attimo, chiaramente, il sito. Diciamo che generalmente se uno realizza un sito guardando, che ne so, delle pagine di 1024x768 è sul sicuro, diciamo, che è 1024 pixel orizzontali e 768 pixel in verticale, ok? Poi in verità bisogna fare delle prove. Ok, mettiamoci adesso una prima fila di icone di queste qua tra la testa e la coda, d'accordo? Tra l'header e il footer ci mettiamo queste immagini qui che faranno una fila di icone, d'accordo? Qui mi sembra di aver scaricato delle immagini per fare due file di icone. Okay, partiamo con la prima fila intanto. Quindi mettiamoci un br. Allora, img src uguale a img barra, qua il file si chiama caffeover.png, facciamo i pulsanti di 100 pixel.
quindi si chiamano caffè over, food over e arts over, ad esempio la prima fila. Mettiamoci anche un BR dopo. Dopo vedremo come togliere tutti questi BR che non... Ok. Abbiamo aggiunto queste tre immagini qui. Adesso, quello che vogliamo fare per farle stare meglio all'interno della finestra, ok, è quello di mettere degli spazi, ok? Vogliamo aumentare un pochino gli spazi che stanno tra queste immagini, d'accordo? Questa cosa qua lo facciamo in CSS invece. Quindi possiamo fare così. Possiamo definire una classe per questo tipo di immagini, tipo class uguale a icon, lo chiamo. Ok. Perché ho fatto questa cosa qua? Perché adesso andrò nel CSS e dirò tutte le cose che sono delle icone avranno delle spaziature particolari che serviranno per spaziare tutte le cose. Ok? E questa cosa qua abbiamo visto che ieri, ok? Adesso lasciamo questo qua, dopo al massimo lo togliamo, che si faceva col punto, ok? Punto icon è il selettore per dire associa le informazioni stilistiche che mettiamo in questo elemento con tutti i tag che nell'HTML sono class icon, ok? C'è una cosa che l'abbiamo vista ieri molto veloce. Ok. In generale, quando abbiamo un elemento HTML, okay, possiamo specificare, diciamo, questa è la pagina. Adesso alcune cose che dirò sono un po' da prendere con le virgolette, ok? Questa è la pagina. Possiamo specificare il margine che il browser, quando disegna questo elemento, tiene un certo margine sinistro, un certo margine destro, un certo margine in basso, un certo margine in alto, con gli altri elementi disegnati nella pagina. Quindi se in questo caso voglio posizionare i tre elementi, qui c'è il bordo da dove qua parte il lavoro di la testata, okay? Qua c'è il footer, cioè qui ci sono i tre elementi, okay? Se io voglio spaziare questi elementi posso dire bene, tienimi un margine sinistro,
ad esempio di 30 pixel, un margine destro di 30 pixel, quello disegnato male, attenzione. Dopo ci sarà l'altro elemento che a sua volta tiene un margine di 30 pixel, e poi questo tiene un margine di 30 pixel. In questo modo posso controllare gli elementi che disegno di quanto si spaziano l'uno con l'altro, ok? Queste qui sono le icone. Questo, vedete, sono queste tre icone qui, questi elementi che ho disegnato qui, okay? E in questo modo, ad esempio, possiamo dire di tenere 30 pixel di spazietto di qua, poi mettere l'icona, 30 pixel, 30 pixel, l'altra icona, 30, 30, l'altra icona, e così via, d'accordo? Quindi, per farlo, la cosa da scrivere è che questa cosa qua va a margin left 30 pixel e margin right 30 pixel. Ok, facciamo la seconda fila, facciamo un'altra fila di icone. D'accordo? E vediamo intanto come viene. Quindi, nell'HTML qui modifichiamo anche questa cosa qui, ok? In generale, quando avete degli elementi, ok, che e vogliamo che prima e dopo si vada a capo, ok? In questo caso, vedete, abbiamo messo dei BR prima e dopo le tre file dell'immagine, in modo da fare l'immagine testata, mandare a capo, le tre immagini dell'icone e poi dopo mandare a capo, d'accordo? Un altro modo, di solito che si preferisce per fare queste cose qua, è incorniciare gli elementi di una singola riga, ok, dentro dei tag div, ok? Quindi al posto che questo BR, qua ci mettiamo un div, che dopo si chiude qui, ok? Cioè, ho incorniciato una riga con dei tag div, ok? E il tag div è un tag che ieri vi ho detto non fa niente, d'accordo? È un tag che non fa niente nel senso che serve perché gli si associ in CSS, ok? Il tag div potremmo mettere ad esempio, facciamolo, mettiamolo come ad esempio class uguale a row, ok? Quindi questo tag div specifica una riga all'interno del nostro layout del sito, ok? E ieri ho detto il tag div non fa niente, ok? Serve semplicemente perché così in CSS possiamo specificare punto row e poi dopo mettere le proprietà stilistiche che si applicano a questo elemento. In verità non è del tutto esatto, ok? Anche senza averci messo niente, comunque il tag div rappresenta un blocco unitario
per cui il browser va a capo prima e dopo il del tag div, d'accordo? Qui vedete è andato leggermente, vabbè, non me lo fa più fare, niente. Poi mettiamoci una riga sotto, d'accordo? Un'altra riga di icone sotto, quindi div row, ce ne mettiamo un'altra. Per adesso ho fatto copia e incolla e così, adesso ci cambio le icone, ok? Qui ho semplicemente fatto copia e incolla del codice HTML. Adesso vado a cambiare i file delle icone per prendere le altre tre, ok? Quindi le altre tre si chiamano Shopping, Travel e Nightlife. Ora, giusto per vedere come funzionano le cose, supponiamo adesso di voler spostare tutto questo blocco qui, non lo vogliamo far vedere così allineato a sinistra, ma dopo lo vorremmo fare proprio centrato, ok? Però per adesso proviamo a vedere come si sposta questo blocco qui un pochino in qua, ok? Un pochino verso il centro della pagina. E qual è l'idea? In generale è tutte le volte che voi volete spostare degli elementi, questa è la vostra pagina, d'accordo? Qui avete tutta una serie di elementi HTML, ok? Quindi qua ci sono i tag, img, tutta una serie di tag. Quando questi elementi qua li volete spostare, cosa fate? Create un oggetto div che incapsuli tutta la parte che volete spostare, ok? E poi a questo oggetto div in CSS date del margin left, d'accordo? Allora, questo oggetto div in un certo senso crea una scatola che incapsula tutto quello che abbiamo fatto finora e specifichiamo che il margin left di questo oggetto div deve essere ad esempio 100 pixel, ok? In questo modo tutta questa scatola qua si sposta di 200 pixel con tutto quello che è contenuto, d'accordo? Quindi se vogliamo spostare tutto questo blocco qui 200 pixel a destra, quello che facciamo è in HTML creiamo un oggetto div e potremmo mettere ad esempio id main che incapsula tutto quello che abbiamo fatto finora, ok? Quindi ho inscatolato tutto quello che abbiamo fatto finora dentro una scatola div e adesso in CSS dirò che quel div lì ha margin left 200 in modo da spostare tutto di là di un pochino, ok?
qui ho dato, vedete, al posto che class, ho dato id come attributo, con l'idea che dicevamo che class rappresenta una classe di oggetti e quindi mi aspetto che ci siano più oggetti che hanno la stessa classe, come in questo caso ho tanti oggetti che hanno la classe icon. E invece mi aspetto che ci sia un solo oggetto di un determinato id. E in CSS la proprietà per agganciare un id è il cancelletto, quindi main, e ad esempio metto margin left 2 punti 100 pixel. Okay. Ho messo tutto in una scatola e spostato la scatola tenendo un margine sinistro di 100 pixel. Qui una cosa importante. Secondo me è abbastanza utile vedere le cose in questo modo, ok? Per prendere un po' di sensibilità e manualità con cosa vuol dire il CSS. Poi è chiaro che ci sono dei programmi tipo Dreamweaver oppure Microsoft Expression o diversi programmi che chiaramente poi io posso spostare le cose e loro cambiano il codice di conseguenza, ok? Adesso vediamo. Vorrei mettere un po' di spazio. Adesso un po', qui c'è poco spazio, ok? Ci vorrei mettere un pochino più di spazio in verticale tra queste cose qua. Non c'è problema, devo mettere, o metto solo margin top, ok, per tenere del margine in alto, o margin bottom per tenere del margine in basso, d'accordo? Come qui con margin left e margin right tenevo 30 pixel in orizzontale tra gli elementi, con margin top ad esempio sostanzialmente 30 pixel tengo un po' di margine con l'elemento superiore, facciamo soltanto margin top. Qui ad esempio il margine, mentre il margine orizzontale lo dovevo applicare ai singoli elementi di una riga, in modo che all'interno della riga ci fosse un certo margine orizzontale, qui posso prendere quel div row che ho fatto, il div della riga, e dire che quel div lì tiene un margine verticale, ok? Adesso ve lo faccio vedere che è più semplice da... Oltre a questo posso anche dire, ad esempio, punto row margin top 30 pixel. Adesso chiaramente è un po', ci vuole un po' di lavoro per mettere a posto questa cosa qua, però capite che qui stiamo facendo un'interfaccia grafica che potrebbe andare su un telefonino, che potrebbe andare su tante cose, okay? E quindi tutto sommato insomma c'è un po' da mettere a posto i numeri, però è molto più facile che non programmare anche soltanto in Java queste cose qui, ok? Quindi CSS mette effettivamente a disposizione gli strumenti molto potenti in questo senso. Bene, vediamo la parte più difficile adesso, ok? Cioè vogliamo completare la scatola, ok? Cioè vogliamo che questa, vedete, questa sfumatura che è stata fatta continui anche qua nel bordo. E qui vedete qual è la tecnica che di solito si usa e che ad esempio anche il grafico che ci ha dato questi file qui aveva in mente. Il grafico ci ha dato questa roba qua, questo body png, è un file fatto così, okay? È una striscetta bianca con la sfumatura ai lati, perché l'idea qual è? È che questo body png venga messo come sfondo a questo e
copiato tante volte fino a tutta questa lunghezza, ok? In questo modo questi pezzettini qua di sfumatura, questi pezzettini qua, questo e questo di sfumatura, vadano effettivamente a combaciare perfettamente con questa sfumaturina qui, e poi replicate in verticale per andare a completare da un lato e dall'altro questa sfumatura. Quindi in pratica l'operazione che dobbiamo fare è mettere questo body PNG con questi due pezzettini qui sotto alla nostra area e gestire la larghezza di quel file, quell'immagine, in modo che vadano a collimare perfettamente con queste cose qua, e poi dopo copiare in verticale tutte le volte che si vuole. CSS mette a disposizione degli strumenti molto potenti per gestire in modo relativamente facile questa cosa qua. Vediamo come si fa. Allora, innanzitutto, qual è? Se qua guardo nell'HTML, lo rimpicciolisco un attimo per averlo, esatto, per averlo tutto su una sola riga. Allora, qual è l'area che deve avere quei bordini laterali? Ok? In un certo senso è quest'area qui, ok? È quella che va da dopo l'header e prima del footer, d'accordo? Cioè il cappello di testa, poi ci sono le file di icone e poi la chiusura. Tutta l'area dove ci sono le file di icone è quella che deve avere come sfondo il lavorino da tirare giù, d'accordo? In generale, tutte le volte che voi indicate nel vostro problema, capite che c'è un'area che deve avere una cosa, ci mettete un tag div. Ok? Div id, lo chiamiamo main area. E lo chiudiamo qui. E adesso andiamo a fare le proprietà di main area qui. No, perché siccome gli elementi devono essere innestati correttamente, se io qui ho un div id uguale a x, poi ho un div id uguale ad y, qui ho un po' di roba, e poi qui ho due chiusure di div, essendo che gli elementi devono essere innestati correttamente, automaticamente questo div deve per forza chiudere questo, ok? Cioè la prima chiusura corrisponde all'ultima apertura, e questo div automaticamente è associato a questo. Prima di vedere la cosa finale proprio con tutto, mettiamoci un po' di cose. Mettiamoci ad esempio background color 2 punti red, scusate, background meno color. Queste paroline chiave qui, background color, margin left, margin top e così. Allora, da un lato, adesso qua ne vediamo un esempio, così. Da un lato, alcune di queste, quelle che secondo me erano quelle che un po' per esperienza mi sono capitate di utilizzare più spesso, le ho cercate di riportare qui. Se andate nelle dispense, web programming, CSS, qui ce ne sono un po', ok? Quindi ad esempio questo background color è quello che abbiamo usato in questo momento. E in generale uno, ad esempio, voglio mettere il colore di sfondo a un'immagine, metto set, un po' devo avere un'idea, set background color in CSS, ad esempio mi viene subito questo link qui, e ad esempio vedo background color yellow e poi dopo uno ci salta fuori, ok? Bene, e quindi background color red,
salvo e ricarico la pagina. Viene così. Ok. Cioè, allora, in un certo senso è andata bene, nel senso, avevamo indicato un'area di testo, okay, e abbiamo detto che il background di quella, di quell'area lì deve essere in rosso. Vedete? Da un lato qui mi ha tenuto quella spaziatura che abbiamo messo. Ok, vedete? Siccome tutto il blocco col main è stato spostato di 100 pixel a sinistra, diciamo, e il div main area è contenuto dentro il div main, il tutto è stato spostato di 200 pixel a sinistra. E poi, in generale, gli elementi non hanno una fine, ok? E quindi questo div qui è grande tutto lo schermo fino ad arrivare in fondo, a meno che non diciamo noi quanto deve essere grande. Ok, chiaro? Quindi, qui non me l'ha messo il rosso perché siamo dentro al div main che ha spostato tutto di 100 pixel a sinistra. Qui ha messo rosso perché le ha messo background rosso. Ok? Qui ha continuato perché non abbiamo specificato una dimensione di quanto deve essere grande il div main area. E qui in alto, vedete, qui non ha lasciato uno spazio, ok? Cioè, appena finisce il rosso parte quella sfumatura della cosa. Là in alto invece ha lasciato uno spazio, ok? Quello spazio in alto è quel margin top che avevamo messo nella row, che ha creato un margine tra l'inizio della row e la cosa precedente. Allora, mettiamoci intanto una dimensione qui. Cioè, ci mettiamo width 500 pixel. Ok, quindi vedete, ho messo 500 pixel come erano 500 pixel quelli degli header e dei footer. In questo modo è tutto perfettamente grande uguale. E a questo punto dobbiamo finalmente togliere questo red qui e metterci l'immagine, ok? E metterci quell'immagine con le due sfumature laterali. Allora, qua possiamo guardarlo anche qua, ad esempio nel CSS. Okay, nel foglio CSS e viene fatto in questo modo, ok? Per metterci un'immagine di sfondo, anziché usare l'attributo CSS background color, uso l'attributo background image con URL e poi dopo dentro ci devo mettere il file in questione. Quindi, anziché questo background color, qua devo fare un po' di operazioni. Anziché questo background color ci metto background image e qua ci metterò img, si chiama body.png. Poi c'è un altro attributo, background size 500 pixel, ok, che è in un certo senso equivalente a il width di un'immagine, ok? Io voglio che tutte queste immagini qua siano grandi 500 pixel. Okay. E automaticamente mi ha fatto anche, se no lo potevo specificare, il repeat y quindi
qui le cose da mettere erano background image e background size, tutto grande 500 pixel. Okay. In questo modo ha messo, anziché il colore rosso, ha messo un'immagine di sfondo che era i due bordini. Ok. Vediamo solo un'altra cosa, altre due cose, poi facciamo pausa. Allora, qui vogliamo togliere questo spazio qui, ok? Vogliamo che la scatola si chiuda per bene. Okay? E qui c'è il nostro cappello là in alto, mister. E qui abbiamo la riga. La riga delle prime icone, d'accordo? E noi abbiamo detto che questa riga qui, okay, deve avere un margin top di 20 pixel con la cosa superiore, d'accordo? Ed è questo che ci crea il problema, d'accordo? Nel senso che qua c'è la row, qui c'è la scatola della main area, con qui la sfumatura. Noi avremo bisogno fondamentalmente che si tiene questa distanza qui, ma la main area arriva fino in alto, ok? E l'idea è di usare questa cosa qui, che è un po' complicato, cioè un po' così. Allora, quando in generale avete una casella, pensiamo alla casella di testo e poi uguale con le caselle che contengono l'immagine. Allora, questa casella qua, voi sapete, se avete usato un po' di programmi di grafica, che possono avere dei margini che sono quelli che abbiamo. E poi c'è anche un'altra cosa che si chiama in inglese il padding. Okay? Il padding cosa vuol dire? Il testo all'interno di questa casella parte da qui proprio, scrivo Marco Mamei così, oppure lascio un po' di spazio, scrivo Marco Mamei qui, d'accordo? Lasciando dello spazio tra le caselle di testo. Quindi lo spazio, il margine, chiamiamolo di nuovo margine, che c'è non tra la casella stessa, ma tra il bordo della casella e il contenuto, dove parte veramente il contenuto, è quello che si chiama il padding. Quindi, per sistemare, in modo semplice, per sistemare questo problema qua, è anziché dire che le row hanno un margin top di 20 pixel, quello che abbiamo detto, ok? Se hanno un margin top di 20 pixel, questo cosa vuol dire? Che qui c'è esattamente la casella di test, la casella della row, il div della row, e qui c'è l'elemento sovrastante. Se invece hanno, anziché un margin, hanno un padding top di 20 pixel, vuol dire non c'è nessun margine, quindi la row parte immediatamente dopo all'intestazione, ma le scritte o le immagini
all'interno di una row hanno un padding, un margine di 30 pixel con l'inizio della row stessa. Okay? Cioè, quindi, in altre parole, la differenza tra i due è questa. In un caso abbiamo l'intestazione, un margine di 30 pixel e poi parte la row. Nell'altro caso invece abbiamo l'intestazione, parte subito la row, ma all'interno della row teniamo un margine di 30 pixel prima di fare il contenuto effettivo. Okay? Questa differenza fa sì che, è la correzione che dobbiamo fare, col fatto che adesso la row arriva immediatamente in battuta contro il cappello, il bordino va bene. Il bordino adesso arriverà anche lui in battuta fino al cappello stesso. Quindi tutto questo discorso qua per dire che qua si andava a padding. Ok? Vediamo l'ultima cosa, dopo facciamo un po' di pausa, mi rendo conto che... Ok. Vediamo di centrare adesso questo elemento qua al centro della finestra. Qui, questo qui si fa in questo modo qui. Anziché specificare 100 pixel, ok, si mette che deve avere un margine... destro, sinistro automatico, un margine destro automatico e ha una dimensione di 500 pixel. Okay? Cioè si dice tutto questo scatolone qua che abbiamo fatto è grande 500 pixel e poi tieni il margine sinistro e destro in modo automatico. Okay. Ultimissima cosa, poi facciamo pausa. Adesso vogliamo mettere l'immagine di sfondo, ok? L'immagine di sfondo, questa roba qua con questi omini e quant'altro. Ok? Se qua guardate nelle cartelle c'è questo file qua, sfondo JPEG, che è proprio l'immagine di sfondo, al cui centro viene piazzata quella cosa che abbiamo detto prima. Ok? E quindi come facciamo? Sempre in CSS possiamo mettere, ad esempio, body, possiamo agganciarci direttamente al body della pagina come tag con cui lavorare. Ok? Ad esempio, partiamo con una cosa semplice, facciamo background color, due punti, ad esempio AA. Okay? Per adesso facciamo uno sfondo grigio uniforme, cioè diciamo che il body ha un background di un colore uniforme che è questo grigio qui. Il risultato viene questo. Okay? Allora, da qua vedete già il gioco è abbastanza semplice, ed è uguale a quello che abbiamo fatto prima. Anziché mettere background color, metteremo background image e come immagine sfondo.jpg. È un po' troppo grande, vediamo se...
Vediamo un attimo. Ok, adesso non lo stiamo a fare perché è leggermente più complicato. Qui la cosa migliore è riscalare l'immagine con un programma di grafica. Ok, era tutto fatto per delle dimensioni leggermente diverse. E la cosa migliore è riscalare questa immagine qua di sfondo, la facciamo più piccola, così che si posiziona bene rispetto al centro.